Un'opera che rende omaggio a tre grandi artisti che hanno dato lustro al Sud Italia nel mondo. A Palazzo delle Aquile si è svolta la cerimonia di donazione al Comune di Palermo di un bassorilievo raffigurante volti di Domenico Modugno, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, realizzato dallo scultore Gianfranco Ragusano. Il 9 dicembre il bassorilievo verrà collocato in piazzetta Franchi Ingrassia. La targa verrà collocata nello spazio urbano che abbiamo già da tempo dedicato a Franco Franchi, a Ciccio Ingrassia, a Domenico Modugno, per ricordare come questi tre grandi straordinari artisti si sono incontrati proprio lì, al Teatro Piotto, si sono incontrati proprio in quel teatro accanto al quale Franco Franchi e Ciccio Ingrassia erano abituati a fare teatro senza teatro, teatro di strada, e poi facendo teatro col teatro e poi facendo cinema e quindi in qualche modo completando un percorso artistico anche grazie certamente al grande contributo che Domenico Modugno ha dato per la conoscenza di questi grandi artisti. La realizzazione, la nascita di questo lavoro ha suscitato comunque un'emozione, diciamo, di ricordo della mia infanzia, della mia crescita guardando i loro film, i loro gag, quindi è più che altro una nostalgia romantica mentre che facevo la realizzazione vera e propria del lavoro. Questo è il ricordo, diciamo, che mi dà, è l'emozione che mi dà realizzare un lavoro del genere, che per me è più che altro un onore. Noi abbiamo così riunito tutti e tre, appunto i tre briganti, come la classica opera di Modugno, Rinaldo in Campo, li abbiamo riuniti tutti e tre qui a Palermo. Questa scultura la andremo a collocare nella villetta, appunto, che abbiamo dedicato a Modugno, in piazzetta appunto Franchi Ingrassia, e sarà disponibile per tutti i suoi visitatori, sia palermitani, cittadini palermitani, che un po' di tutto il mondo che verranno a visitare questa magnifica città.